ritorno dall'America, Clara News. La accolgono i suoi collaboratori. Prime dichiarazioni. Ho avuto un utile scambio di idee col mio governo. L'America attende le visite di Scelba e Martino. Si dice anche lieta di essere di nuovo in Italia. Ai lati della Carlinga i cilindri rotanti sono due reattori. Disponendosi verticalmente generano una propulsione di sotto in su che permette un decollo tipo elicottero. Poi in volo riprenderanno la posizione orizzontale. Per ora ci si è limitati al collaudo del decollo. Al ritorno, un po' piroettando, l'apparecchio riesce a posarsi su di un fazzoletto. Alle sonde petrolifere anche l'Abruzzo ha risposto di sì. L'iniziativa è stata della Petrosud. Si era pronti a trivellare fino a 7.000 metri. A poche centinaia si sono trovati i giacimenti di Alanno e di Casalin Contrada. Ardono in un falò di gioia le prime tonnellate. Eccezionale è la qualità. Anche la quantità supera le speranze. I pozzi Cigno 1 e Cigno 2 produrranno 350 tonnellate al giorno. Ci credevamo gli esclusi dalle ricchezze del suolo, che ci dà invece meravigliose smentite e ci offre a celebrarle una grandiosa festa pirotecnica. Parata annuale dell'alta moda al World of Astoria di New York. C'è uno stile prettamente americano in questi modelli riccamente decorati con fasto di gonne a piumino da cipria. Sale sulla pedana anche Margaret Truman a rilanciare brillantemente la gonna corta in un vestito di trina. Vi sale Grace Kelly, stella del cinema. La presenza di queste indossatrici d'eccezione ha il suo perché. Ecco che le segue una piccola poliomielitica che Van Johnson conduce verso John Fontaine e la sfilata si muta in una gara di oblazioni per la lotta contro la paralisi infantile.